Ciao! Allora, oggi breve review, o almeno cerco di farla breve, perché sono sempre la solita, dei tre eyelid primer di e.l.f. Allora, questi tre eyelid primer sono in vendita sul sito di e.l.f. Al momento ho visto che sono esauriti, ma verranno comunque riforniti. Sono in vendita in una confezione da tre, cioè questi tre, al prezzo di 4 euro. Io questi eyelid primer li ho comprati un po' di mesi fa, penso o durante l'estate o prima dell'estate, perché in precedenza io usavo il primer, sempre quello della e.l.f., però il minerale. Visto che l'avevo praticamente finito, ho deciso di approfittare di questa offerta perché comunque 4 euro per 3 primer mi è sembrato veramente un buon prezzo, mentre quello minerale singolo viene 4 euro, 3,50 euro, quindi ho deciso di comprare questo kit. Vorrei un attimo paragonarlo a quello della linea minerale, questi tre, perché sinceramente quello della linea minerale mi era piaciuto, devo dire, però poi paragonato a questi della linea base, che costano anche meno, sinceramente mi sono piaciuti di più questi. Allora, quello minerale devo dire che ha una buona tenuta, secondo me ha una buona tenuta dell'ombretto, però come consistenza la trovo un pochino più oleosa, un pochino più unto, mentre questi qui della linea base sono un pochino più densi come consistenza. Per chi non lo sapesse, vi dico subito che il primer, quello minerale, di minerale non ha assolutamente niente, perché comunque ha un ICI assolutamente non verde. Quindi, se pensate di andare a comprare un primer minerale, non lo state andando a comprare. Quindi, se proprio dovete comprare un primer, vi conviene comprare questi qui della linea base, perché tanto a parità di ICI almeno hanno un prezzo migliore. Quindi, assolutamente per quanto riguarda l'ICI di quello minerale, non è assolutamente minerale, quindi per chi non lo sapesse glielo dico. Anzi, glielo faccio proprio vedere perché c'è proprio il. Ho trovato anche l'INCI ovviamente sul sito di Sai cosa ti spalmi, e l'INCI del primer minerale è questo qui, e se a voi vi sembra un primer minerale, a me sinceramente no. Come vedete, ha al secondo posto il silicone volatile, quindi assolutamente non è verde. Ha un antischiuma, un emulsionante, questi sono doppi rossi, qualche emolliente. Verso la fine anche i coloranti sono doppi verdi, però assolutamente, come vi ho detto, non è assolutamente un primer minerale. Quindi lasciate perdere. Allora, cosa dire di questi primer? Ho trovato molto carina l'idea di fare un set di tre, perché sono comunque tre primer molto diversi tra loro, almeno io trovo. Sono molto, come posso dirvi, ognuno fa ha un suo uso, diciamo, a seconda di come sono i colori, insomma. Allora, vi voglio far vedere un attimo i colori, anche se penso che questi primer si siano già visti e rivisti un po' di volte. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo qui, che è quello base comunque, che è venduto anche singolarmente. Questo ha comunque un color carne, vedete? Il colore praticamente della pelle, è un nude. E come consistenza devo dire che è molto meno unto e come posso dire, è meno liquido di quello minerale. Ora non so cosa si veda perché oggi, come al solito, c'è un tempaccio schifoso. Comunque, come vedete, è un colore nude rosa. Mi è piaciuto perché si stende molto facilmente. Si asciuga in fretta perché ovviamente come tutti i primer, per chi non lo sapesse anche qui, vanno stesi e fatti un pochino asciugare. Quando lo stendete, quindi aspettate un pochino che venga assorbito dalla pelle. Per quanto riguarda
per la correzione, insomma, delle discromie della palpebra, non trovo che corregga particolarmente. A me attenua leggermente i rossori, però a volte, a seconda del tipo di trucco che devo fare, uso proprio un correttore, tipo un correttore della Kiko, perché ho qualche capillare un pochino più in evidenza, un pochino più rosso, e questo non è che corregga particolarmente, mentre un correttore di quelli proprio in stick, diciamo, corregge molto di più. Comunque, anche come tenuta mi è piaciuto molto, assolutamente non trovo che vada nelle pieghe, come poi quell'altro della linea minerale, tra virgolette, non va assolutamente nelle pieghe, io non ho trovato che vada nelle pieghe. L'altro colore che vi faccio vedere è questo qui color champagne. Vedete che a differenza di quest'altro è un po' più scuro. Questo va un pochino più sul marroncino. Il colore mi è piaciuto molto di questo primer. Questo è un pochino più correttivo. Funziona un pochino più da correttore, diciamo. Però è molto, come posso dire, è perlato praticamente. È un color champagne perlato. Quindi a seconda del make-up che dovete fare attenzione che magari vi cambia un pochino il colore dell'ombretto. È un colore appena marroncino, un po' rosato, e contiene delle piccole pagliuzze che danno un pochino di riflesso agli ombretti. Non è un correttore matte. Vedete che è un pochino perlato e questo mi è piaciuto molto. Questo è un pochino più correttivo, però ripeto, attenzione perché essendo perlato dovete fare attenzione che non vi cambi il colore dell'ombretto che andate ad applicare successivamente, perché se applicate un colore matte tende a diventare un pochino shimmer, perché questo qui è un pochino perlato e contiene un pochino di pagliuzze. Anche questo ha una buona tenuta, devo dire. L'ultimo primer invece è questo qui che è color perla. Vedete che è un bianco, adesso vi faccio vedere com'è. Questo era quello che mi incuriosiva di più, perché vedete è praticamente un correttore bianco e per quanto riguarda il colore assomiglia molto molto a quello color champagne, quello più scuro che vi ho fatto vedere in precedenza. Eccolo qui, vedete, questo è proprio bianco. Quindi se dovete fare un trucco molto chiaro, questo dà un effetto molto molto illuminante. Anche questo contiene molte pagliuzze argentate, anzi bianche quasi. E anche qui dovete fare attenzione che comunque vi varia un pochino il colore dell'ombretto, però di positivo ha che ve lo rende molto più luminoso. Questo tra i tre è quello che sinceramente mi è piaciuto meno, perché questo qui invece non so perché ho visto che tende ad andare un po' più nelle pieghette, probabilmente perché ha molte pagliuzze. E dopo un pochino di ore, io parlo comunque di parecchie ore, non parlo di un'oretta, dopo un bel po' di ore vedo che comunque nella piega della palpebra rimangono un pochino di queste pagliuzze, cioè vengono fuori queste pagliuzze dall'ombretto praticamente, rimane una specie di righetta bianca con tutte queste pagliuzze. Questo tra i tre io trovo che sia l'unico. Nel mio caso, perché comunque dobbiamo fare attenzione perché anche per quanto riguarda la palpebra, anche lì la pelle è soggettiva, c'è chi ha una palpebra un po' più secca, chi ha una palpebra un pochino più unta, tra virgolette, che comunque tende a assorbire il prodotto che mettiamo e poi ributtarlo fuori in un momento successivo. Quindi nel mio caso io ho una palpebra diciamo normale. Quindi questo lo trovo un primer un pochino più unto rispetto agli altri tre, proprio perché trovo che dopo un po' di ore nella piega della palpebra rimangono queste pagliuzze bianche che sono veramente brutte da vedere perché rimane proprio una riga bianca. Comunque, in conclusione, devo dire che come primer sono
primer abbastanza buoni. Io sinceramente, oltre all'altro primer minerale di Elf che ho provato, non ho provato nessun altro primer. Perché sono sempre stata incuriosita dal primer quello di Essence, che non mi ricordo di che collezione era, probabilmente una delle precedenti uscite da poco. Ero interessata a quello lì, mentre gli altri li trovo troppo, cioè nel mio caso sono correttori troppo cari, non ho voglia di spendere tutti questi soldi per un primer, io non mi trucco tutti i giorni, quindi sarebbe anche sprecato, non faccio la make-up artist, quindi mi sembra una cosa abbastanza inutile spendere tanti soldi. Comunque, al posto di questi primer, molte volte, soprattutto se devo fare dei trucchi tipo degli smokey o dei trucchi molto scuri e abbastanza pesanti o particolari, uso semplicemente un correttore, ad esempio uso il correttore quello della Kiko, il full coverage, e quello devo dire che è favoloso perché oltre a funzionare come primer, quindi a dare una buona base per l'ombretto, quello dà anche un effetto correttivo, molto correttivo alla palpebra, quindi quello lì lo trovo veramente buono, quindi ha, diciamo, un doppio uso. Bene, spero che questo video vi sia stato utile se dovete acquistare questi primer. Se non volete usare, scusate, acquistare le tutte e tre, sicuramente io vi consiglio di acquistare perlomeno quello singolo, perché comunque quello singolo di questo colore nude è sicuramente, secondo me, tra i tre è il meglio di tutti, perché comunque è opaco, non cambia assolutamente il colore del vostro ombretto. Quindi se volete acquistarne uno solo, vi consiglio di acquistare questo qui, che lo trovate nella linea base, solamente 1,70 euro, e devo dire che è un buon primer. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e alla prossima. Ciao ciao!